Direttori, buongiorno, vi presento gli ospiti già in studio con noi, Nicola Gallo del PD, consigliere provinciale uscito, neanche Sì. uscente oramai, no? Si è sempre occupato di casa, come ben sapete, e anche nella consigliatura provinciale aveva la delega Alle politiche abitative. alle politiche abitative. Accanto a me, già presidente dell'Ater, Luca Petrucci, e aspettiamo il presidente dell'Ater attuale, Bruno Prestagiovanni, e l'assessore alla casa del Comune di Roma, Lucia Funari. E il tema che vorremmo affrontare oggi, in questo probabilmente ci può aiutare nella doppia veste di già presidente, di avvocato, quindi gli diamo una consulenza legale in diretta, l'avvocato Petrucci, per affrontare quello che sembra la scoperta dell'ultimo ora. Ogni tanto la stampa quotidiana, anche le grandi emittenti nazionali, non ultima Rai 1, ci ha fatto una trasmissione di quella, insomma, che ci permettiamo di dire, noi che siamo molto più piccoli, che anche quando si affrontano problemi di questo genere, che sono meno all'attenzione generale del paese, dovrebbero essere approfonditi, studiati e magari discussi anche con persone che ne capiscano. Di quella trasmissione credo che l'unico che avesse un titolo per dare risposta era proprio il presidente Prestagiovanni e poi altri che in fondo tutto sommato sparavano alla luna. Perché questo? Perché parlavamo dicevo, di occupazioni abusive e su questo da tempo ormai immemorabile si è sempre cercato di dare una risposta. Una risposta che io mi permetto di dire, poi lascio subito la parola agli ospiti, se non c'è immediatezza nell'intervento, sono situazioni che si vanno a consolidare, dopodiché la politica nelle sue sedi istituzionali, nella fattispecie i consigli regionali, fanno promessa che questa sarà l'ultima sanatoria che si va a realizzare, poi il numero delle famiglie che occupano questi alloggi diventano così numerose che diventa praticamente impossibile intervenire in maniera così massiccia e allora si torna a un'ulteriore sanatoria. È di questa mattina su un giornale romano, il messaggero che appunto anche il sindaco di Roma entra un pochino a gamba tesa su questo argomento. Io voglio fare soltanto un piccolissimo cenno di esperienza personale. Su due audizioni avute all'epoca come presidente dell'UIACP nella Commissione Lavori Pubblici della Camera, andammo a sostenere, ovviamente supportati anche dal parere dei tecnici dell'Istituto, che forse bisognava riconoscere a un'autorità, noi avevamo individuato nella figura del Presidente la possibilità di poter, come dire, dare, passatemi il termine, ordine alla forza pubblica di poter intervenire immediatamente, che laddove questo non fosse avvenuto, e ovviamente si andavano a creare quelle situazioni di fatto che conosciamo. La risposta fu negativa, peraltro all'epoca c'era una situazione nella quale l'Istituto Case Popolari aveva a sua disposizione un nucleo di carabinieri che poteva intervenire, che quindi poteva aiutare questo processo e che poi nelle esigenze dell'arma e su disposizione addirittura della Presidenza del Consiglio furono tolti. Ecco, allora la domanda è, intanto diamo il benvenuto anche a Prestagiovanni, come riusciamo ad affrontare questa cosa e perché non si faccia demagogia? Parliamo delle occupazioni abusive, Prestagiovanni. Prego. Ma Vorrei che tu dessi un parere da chi ha vissuto questa cosa e anche da legale, no? io credo che, intanto vi ringrazio di avermi invitato, mi fa sempre piacere discutere di queste questioni. Sono già un paio di volte che con Bruno ci incontriamo in trasmissioni, voglio tranquillizzare tutti, visto che mi arrivano chiamate, che non ho nessuna intenzione di tornare in futuro a fare il presidente Già dell'Ater, dato, sgombrando il campo da possibili sono equivoci, cambiato ma per subito. carità, è stata una bella esperienza, ma come ho detto già alcuni anni fa, finiva lì. Io credo che sia il problema dei problemi. Il problema della tutela del patrimonio pubblico è il maggiore problema che c'ha l'azienda. Perché l'azienda sostanzialmente è sprovvista di poteri. Cioè noi veniamo a sapere di un'occupazione e l'azienda ha vari strumenti per venirlo a sapere. Io mi ricordo che istituì un ufficio ispettivo, che aveva il compito, non so se c'è ancora adesso, comunque che aveva il compito proprio di monitorare
in vari modi, sia con i cambi di residenza o addirittura con i consumi elettrici, di verificare se l'appartamento veniva occupato dalla persona legittimata o se non vi erano i requisiti. Ma una volta in cui l'azienda viene a sapere che l'appartamento non è condotto regolarmente, poi di fatto può soltanto mettere in moto una serie di procedure amministrative, ma poi non ha strumenti coercitivi per riuscire a rientrare in possesso dell'immobile. Io ricordo che, ai tempi della mia presidenza, trovammo, anche grazie al contributo di Nicola Galloro, ma anche dell'assessore Minelli, del sindaco Veltroni, ci mettemmo a tavolino e venne istituita una task force munita di vigili urbani, di personale, con un finanziamento in bilancio, perché poi queste cose costano, e non so se ancora Presta Giovanni paga gli alloggi per i cani che trovavamo dentro gli alloggi che davano spostati, quindi è una questione piuttosto complessa, ma ci vuole una volontà politica e una grande forza per individuare le occupazioni e andarle a reprimere in tempi molto veloci. Una volta che poi la situazione si consolida, la famiglia si stabilisce all'interno di quel quartiere, diventa molto complicato poi riuscire ad eseguire uno sgombero. Sgomberi che sono sempre molto dolorosi, ma io ritengo che la tutela dei più deboli passa attraverso il rispetto delle regole, perché probabilmente anche chi va a sfondare una porta ha problemi di abitazione, non va a sfondare una porta e si insedia in un appartamento per gusto, lo fa sempre per bisogno. Ma noi sappiamo anche che il primo di quella graduatoria, magari la vecchietta o la famiglia con disabili che non sfonda quella porta perché rispetta le regole, verrà sempre messa in un secondo piano. Io quindi avevo sempre questo slogan, dicevo sempre: il rispetto delle regole è la tutela dei diritti dei più deboli, e penso che sia questa la stella polare che debba essere portata avanti. Ecco Bruno, Petruccio faceva riferimento a una struttura formata all'epoca per far fronte a questa questione. Intanto diamo il benvenuto all'assessore al patrimonio e alla casa del Comune di Roma, l'assessore Lucia Funari. Buonasera. Ecco, dicevo, questa struttura è rimasta in piedi. Io ricordavo poco prima che tu entrassi, facemmo addirittura una proposta al Parlamento perché il Presidente potesse avere l'autorità di chiedere al commissariato di zona a intervenire. Fu rigettata, devo dire, da destra a sinistra, e i risultati poi sono ancora quelli che vediamo oggi. Credo che noi stiamo vivendo un momento difficile come sistema paese, quindi tutte quante le pubbliche amministrazioni hanno un momento di difficoltà, però ritengo che l'ATER attraverso ancora questo momento di difficoltà sia aumentato all'ennesima potenza, perché c'è un vuoto e una carenza normativa e legislativa su questo. Le strutture a cui faceva riferimento Luca Petrucci e poc'anzi esistono ancora, anzi sono state implementate, perché adesso grazie a una serie di accordi con la pubblica amministrazione, in particolare con il Comune di Roma, in tempo quasi reale riusciamo a venire a conoscenza dei cambi di residenza. Se esiste sempre il controllo sui consumi, anche se i nostri utenti, Luca, si sono... Mettono il timer. Sì, mettono il timer negli alloggi, addirittura passano periodicamente per stendere biancheria, per far finta che hanno steso il fucato, per far dimostrare che vivono in quell'alloggio. E c'è stata l'evoluzione, l'innovazione. Però noi quello che manca è lo strumento per poter poi intervenire. In base a un protocollo di intesa che è stato stilato nel 2009 tra l'amministrazione di Luca Petrucci e il Comune di Roma, che per caso mi sono portato dietro, non sapevo nemmeno che era quello il primo argomento, c'era un accordo con i vigili urbani che intervenivano. Assessore, questa cosa sta diventando un pochino più difficile, perché, perché io ieri ho ricevuto una lettera dal Comune di Roma dove ci dicono sono pervenute in ottemperanza di quell'accordo circa 350 decreti di rilascio per ragioni che sono legate alla disponibilità economica, tutte le problematiche dei vigili urbani, l'amministrazione comunale non può più intervenire quasi e dire... Non è soltanto un discorso di disponibilità economica, è un discorso di ordine pubblico.
tu sai quello che è successo, però, Biggine, però se si dice che deve essere l'ater che interviene, non, noi non abbiamo né la possibilità né le qualifiche. E io prefetto stamattina l'assessore diceva, invitava proprio, non c'era la dichiarazione di Pecoraro che dice al sindaco accantonate fondi per poter operare questa in questo cosa, senso. Io ho già detto al direttore generale, chiediamo un incontro urgente con il prefetto, perché non è che possiamo andare noi con i nostri funzionari. Mi meravigliate perché io non sono in trasmissione, no? Non è che vi meravigliate. Ivano, sappiamo che tu sei qui lì in ogni luogo. No, 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 non ti preoccupare, sono io, voglio fare una piccola premessa. Ho deciso fino all'ultimo momento se aprire la trasmissione io, cosa che faccio abitualmente, o sarà giusto che fosse più sereno Fabrizio Mastro Rosato e coinvolgio, anche perché siete tutti e cinque coinvolti, avete capito? Io questo incontro ringrazio innanzitutto sia Luca Perucci che la dottoressa Funari, che te Bruno, che Nicola Galloro, di essere qui, perché ho assistito a qualche trasmissione dove si sono detta una sequela di stupidaggini, visto che vivo da 41 anni, specialmente sono storiche gli scontri fra me e Nicola Galloro, ma per non dire perché era delegato del sindaco, io adesso non so chi sia delegato del sindaco, non lo conosco, non so, l'ho intravisto una volta in trasmissione, ma non so che faccia. Credo che faccia un altro mestiere, perché non conosci i problemi della casa. Va bene, queste sono opinioni mie, infatti le dico io, no? Quindi ho voluto questa trasmissione con voi, perché siete gli artefici della politica, siete stati i protagonisti della famosa sanatoria, dove tutti i partiti, io intanto c'ho Luca Perucci che mi fa l'avvocato, quindi mi difende. Quindi, sì, certo. Fecero un accordo, da loro lo ricorda bene, che mai più nessuna occupazione abusiva sarebbe stata permessa, sottoscritto da tutte le forze politiche, da tutte. Oggi, da una piccola mia valutazione, dopo i dati della dottoressa Bonari e di te, Bruno, che loro li ha dimenticati, Luca Perucci c'è stato poco, credo che siano 5 o 6 mila i nuovi abusivi da quella famosa sanatoria che io occupai il consiglio regionale. Bruno Prestagiovanni se lo ricorderà perfettamente, quando si disse però l'impegno di tutti, finite le occupazioni. Ma non è che qualcuno ha omesso, anche i colleghi che hanno condotto sono molto più a condurre la trasmissione sul problema casa, il ruolo della magistratura, io chiedo, dato che c'ho Perucci che mi difende. Mi difende perché poi mi accuserà, perché io accuso soprattutto la magistratura, perché non autorizza gli sgombri, io accuso la polizia che non autorizza gli sgombri, perché non è che è venuto qualcuno che da occupante oggi fa il paladino, da fautore, da principe delle occupazioni fa il difensore degli inquilini, perché non dimenticando dimenticando che io ho un caso, lo denuncio pubblicamente, una signora uscita da una casa perché ricoverata in ospedale, nome, cognome, paternità e maternità, tornata a casa ha trovato la casa occupata. Che ha fatto? Ha chiamato i carabinieri, perché c'era tutto, il mobilio, c'era tutti i stracci che c'aveva, poveraccia. La violazione di domicilio. A una casa,
là e non può intervenire. Ha chiamato i carabinieri. I carabinieri hanno risposto, no, non potevano fare altro che denunciare alla Procura della Repubblica. Riferire, anzi, non denunciare. Deve essere fatta la denuncia, mi corregga Petrucci se sbaglio, deve essere fatta dalla denuncia del titolare del contratto nei confronti dell'occupante abusivo. Chi chiede la reintegra in possesso dell'immobile. Poi chi ha occupato abusivamente, poi fa ricorso al TAR, il TAR blocca tutto perché la signora c'ha 70 anni o c'è pure la separazione falsa o compagnia bella. Magari c'ha l'invalidità. Io voglio arrivare a questo. Oggi il problema è questo. Il problema è normativo. Che manca, manca. Il problema è normativo. La porta pubblica che risponde che non ha personale per provvedere nel caso specifico agli sfratti, forse perché lì è nel caso dice Ivano, cioè, mi meraviglio come c'è, c'è pienamente ragione. Ah, già per bene. Oh, sono 40 anni che mi dai ragione, capito? No, 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 non è cambiato, non è cambiato niente. No, te lo dico, capito? Perché a differenza il delle mercato, la compravendita, la compravendita la conoscete tutti. Che ci sono gente che vende gli alloggi, che c'ha la villa a mare, c'ha la villa in montagna, lo sapete tutti, o qualcuno è venuto fuori, adesso ha detto vi spiego come è venuta fuori l'acqua calda. Sono 41 anni che faccio questa lotta, che loro, con tutti i deportati che avete fatto nelle varie province. Al di là di quello, sai qual è la strada più efficace? Luca, la strada più efficace per cose di questo tipo è la denuncia alla Procura della Repubblica, che può essere fatta sia dall'azienda in quanto ecco, ti dico, il pubblico ministero, e lo hanno fatto alcune volte, io poi non so se i rapporti sono continuati con la Procura, ma la Procura sequestrava l'immobile come corpo del reato, quindi se c'è l'immediatezza nella denuncia, della flagranza, l'immediatezza, perché la flagranza lo devi becchi mentre sfonda, se c'è l'immediatezza del fatto, la Procura alcune volte ha proceduto al sequestro dell'immobile. Se viene sequestrato l'immobile è chiaro che l'azienda la riprende in possesso. Perché se vai al TAR è chiaro che tanto lo sospende. Però, però posso dire una cosa. Poi se tu fai la denuncia alla Procura della Repubblica e la Procura chiede la Procura sequestra l'immobile, li butti fuori. No. Basta! Però scusate. Basta che devi prendere in giro la gente. Conoscete tutti il mercato nero, la compravendita. A voglia che stanno a fare le storie. Posso dire una cosa? Perché prendi sono prima, due problemi. Prendi prima due telefonate e poi dopo dire quello che vuoi fare. Io ve lascio perdere. Incatenavo tutto. È bene che. Ma il problema è. Ha detto Maestro Rosato, è più calmo di me. Perché io vi chiamo in causa a tutti. Ho chiamato il comune, l'Ater, l'ex Ater, l'ex IACP, alla casa, Maestro Rosato. Allora cerchiamo di riassumere la cosa, prendiamo le telefonate. Capito, riassumere dopo. Abbiamo detto le stesse cose che stai dicendo te. O si cambia la normativa oppure il problema non si risolve. Pronto? Ma quale normativa? Ma lì... Allora se oggi Presta Giovanni avesse l'autorità riconosciuta dalla legge, che può chiamare il commissariato che gli desse immediatamente la forza pubblica, però quando io feci questa proposta, l'ho detto prima, in commissione lavori pubblici alla Camera, e il PC e la DC mi dissero di no. Capito? Però, ma Fabrizio, scusatemi, allora, perché o sennò... trovi lo strumento oppure la presa in giro. Scusa, dico, lo prendiamo subito. Poi... pronto? Perché sono problemi diversi. Poi sono chiaro che sono diversi quello della signora e quello delle occupazioni generalizzate. No? Pronto? Pronto? Prego. Buonasera, senta, io sono una signora di 76 anni, sono invalida al lavoro a 32 anni, abito in un appartamento di Lino Sarco, stanno vendendo, ho fatto la domanda nel 2000 al comune, non ho saputo più niente, ho 8 punti. Come devo fare domanda, che qui stanno vendendo gli appartamenti? Deve rifare la domanda, signora. Ma sono usciti i moduli? Sì, sì.
deve rifare la domanda. Qua, per favore. Deve rifare la domanda, signora. Non ho capito. Ma sono usciti i moduli? I moduli sono usciti e se lei va, li può scaricare da internet oppure al municipio, signora. Senta, ma dica. Qui la faccenda dell'Elena Sarco. La faccenda dell'Elena Sarco, speriamo di parlarne nei prossimi giorni, vedere se c'è stata qualche evoluzione, cosa che non credo, con Morassut che ha presentato alla Camera alcuni emendamenti che però non sono passati. Questo è quanto per quanto. Sì, abbiamo detto che deve rifare la domanda. Ivano, abbiamo detto che doveva rifare la domanda. Oggi sei scatenato. Pronto? Non siete più, sono ancora qua. Pronto? C'è? E lui? Avvisate? Pronto? Pronto? Prego. Ciao Ivano, un salutone a te e a Fabrizio. A tutti quanti. Innanzitutto un ringraziamento ai due graditi ospiti, perché hai messo insieme un poker che si aspettava da anni. Molto brevemente sarà il mio intervento. Come preannunciato prima Ivano, per quei signori che sono stati deportati da Roma, e io parlo di Aprilia ma parlo anche dell'Interland, lo ripeto ulteriormente fino alla nausea, come dice Ivano, che è da 41 anni e non si riesce a capire una risposta, a sapere una risposta. Allora, questi signori dal comune di Aprilia pagano alla Romeo e vengono a fare la fila al comune di Aprilia con tutte le risorse e i disastri che hanno. La Romeo è assente. Questi appartamenti che sono famigerati, di vendita, che c'è sta tutta una trafila, non se ne viene a capo. Ecco, si può risolvere e sciogliere quest'altro nodo famigerato che non se ne riesce fuori. Anche Mi pare non c'è riuscito neanche il magistrato a risolvere di chi è la proprietà di quegli alloggi. Quindi. Di Roma. Sì, prego. Ti ringrazio, puoi attaccare alla terza tremolata, poi le risposte. Sì, sì. Pronto? 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 Vabbè, andiamo avanti ancora. Allora, io volevo... Sì, prego. No, Giordano, io non ti rispondo neanche. Pronto, pronto, intanto conosco il problema, l'ho trattato 8.000 volte. Posso rispondere a questo signore? Sì, ma volevo un attimo dire qualcosa su quello, sulla cosa che denunciava Ivano. Perché io dico che sono due. No, ma poi rispondiamo subito dopo, anche perché se veramente c'è una risposta su questo, assessore, tappeti rossi. Allora, i problemi sono di due tipi. Quello dell'occupazione, degli alloggi, via sedo, quello dei subentri nelle famiglie in cui c'è un ammalato dentro casa, il caso denunciato da Ivano, che è un caso denunciato più volte io all'epoca in passato, tant'è vero che c'è gente che ha paura di andare in ferie perché viene occupato l'alloggio, quindi c'è questo, in alcuni quartieri c'è questa paura come cosa. Il problema lì non è un problema di legge, lì veramente ha ragione, è un problema di polizia, perché se io sono proprietario di una casa privata ed esco, me ne vado in vacanza, torno e trovo una persona dentro casa, la polizia interviene subito, l'arresta? Interviene immediatamente, senza fare l'arresta perché ha fatto una violazione di domicilio, perché mi ha rubato. Cioè, ci sono mille reati per cui deve intervenire. Se invece vai dalla polizia e gli dici no, sono inquilino dei case popolari, devi fare la denuncia. Cioè, devi fare la... cioè, non è possibile, quando uno è dentro una casa popolare, ha lo stesso titolo di quando stai in una casa privata, sia che sei proprietario, sia che sei inquilino di una casa privata. No, perché non c'è l'occupazione nelle case private, nelle case che non subentra nessuno dentro casa? Invece nelle case popolari si permettono a subentrare. Questo è qui è l'intervento che deve essere diretto, immediato. Una cosa diversa invece è l'occupazione degli alloggi liberi alla compravendita immobiliare. No? Certo, sono delle tipologie. Sentiamo un attimo l'assessore, perché si è fatto riferimento all'accordo ATER Comune di Roma per la possibilità appunto di intervenire. No? Lei stessa diceva poco fa, poi c'è anche un problema di disponibilità finanziaria, no?
Sì, ma non è soltanto un discorso di disponibilità finanziaria, sapete che in questo periodo tanti soldi non ci sono, quindi però è anche un problema più grave ancora di ordine pubblico, perché le occupazioni è vero che riguardano tante volte i nostri immobili, quanto sono occupazioni di singoli appartamenti, ma quanto sono occupazione di movimenti e roba varia. Praticamente interessano diverse tipologie di immobili che non sono solo di proprietà comunale, sono di proprietà di privati, sono di proprietà dello Stato, quindi è chiaro che questa è una vera e propria emergenza sociale che non può essere a carico solo dell'amministrazione comunale, no, ma deve essere a carico anche del governo e roba varia, perché sono roba di l'occupazione delle caserme, l'occupazione dei palazzi dello Stato, quello dei movimenti. Allora, quindi questa è la prima cosa. C'è ancora un discorso di ordine pubblico, perché quando i vigili hanno provato a sgomberare, guardate per il caso che è successo al Pigneto, dove c'era un senegalese occupante abusivo, sono trovati circondati da 50 senegalesi con coltelli e roba varia, andati a finire in ospedale. Quindi è chiaro che oggi i vigili urbani, anche a fine di una loro tutela personale, vogliono che intervengano contemporaneamente le forze di polizia, e su questo noi abbiamo qualche difficoltà, perché evidentemente sono impegnate anche in tantissimi altri campi. Sì, però su questo scusate un attimo, io capisco tutte le difficoltà dei vigili urbani, che hanno delle qualifiche ben specifiche, sono agenti di pubblica sicurezza e agenti di polizia giudiziaria, quindi possono intervenire in maniera ben diversa da quello che può intervenire Mario Rossi, funzionario dell'ATER, che non ha questo tipo di qualifiche. Su questo siamo d'accordo. Vogliamo metterci d'accordo su una cosa, però: l'ATER è un ente gestore che lavora su indicazione della regione per l'amministrazione comunale, perché la disponibilità degli alloggi che si vanno a recuperare non è che li gestisce Presta Giovanni piuttosto che qualcun altro, vanno in disponibilità al comune per dare risposta alla signora che ha telefonato poc'anzi, che ha preso i punti in graduatoria 10 piuttosto che 9 e 8 per un'assegnazione. Se il comune di Roma ci dice che non possono più intervenire, che deve intervenire autonomamente l'ATER, significa che stiamo facendo un'operazione per bloccare gli sgomberi, evitare gli sgomberi. Allora, su questo mettiamoci a caro, o facciamo un'azione sinergica e convochiamo tutti quanti insieme ATER, comune, una riunione dal prefetto, e troviamo una soluzione, oppure noi non faremo più sfratti. Perché non siamo in grado di seguirli. Io credo che ci sia un po' di confusione in questa cosa. Ci sarà un danno per gli aventi diritto nelle graduatorie. La voce più grossa. No, il costo per l'azienda che aumenta a dismisura, e i tempi per recuperare questi alloggi, perché poi la magistratura avrà i suoi tempi. La forza pubblica che tutti invochiamo, che sono la Polizia di Stato piuttosto che i Carabinieri, avranno emergenze di ordine pubblico ben più ampie rispetto a quelle dello sgombro degli alloggi. Allora, se oggi noi facciamo N sgomberi nell'arco dell'anno, con questo atteggiamento noi faremo N... No, secondo me ne facciamo di più se sono più enti a intervenire. Allora, il discorso è questo. Con quale strumento può intervenire l'ATER? Allora, tu mi insegni, caro Bruno. No, io non insegno niente a nessuno, voglio tanto bene. Per fare uno sgombero non è che va il funzionario del comune, perché se dovesse andare semplicemente il funzionario del comune a prendere, non se ne farebbe nessuno. Anche perché ma i nostri funzionari vanno, si sono presi le latte di benzina addosso dei sgomberi. Grazie. Prego, assessore, scusi, che oggi Bruno è molto vivace. Sì. Sente il problema. Sente il problema. Vabbè, ho fatto un po' di movimento, però prego. Ecco, bisogna dire le cose in maniera puntuale. Beh, ma non esageriamo. Le cose in maniera, maniera puntuale. Allora, quando si fanno gli sgomberi, non è che il funzionario del comune invita. Fa un atto in cui dice a quell'immobile va sgomberata e invita una serie di uffici che
sono i vigili, che è la polizia, che è la ASL, quindi non è che materialmente lo fa il funzionario dell'ATER. Cioè, o c'è una normativa, allora, se che fa saltare quei passaggi, allora, oppure ha ragione Ivano, no, non per colpa sua, diventa una presa cioè, in giro. Purtroppo quando si fa uno sgombero, la ASL serve, perché certo, se noi troviamo una persona malata, ci deve essere il medico per intervenire, l'ambulanza, allora... Diventa rilevante chi convoca questa cosa. È chiaro che se lo fa il comune per le casse comunali, l'ATER per le casse dell'ATER, è chiaro che le cose vanno più veloci di quelle che possono andare oggi. Io vi chiedo scusa, prendo due telefonate e poi... Prego. Volevo rispondere alla telefonata, quella degli alloggi al Comunale, perché è una cosa molto interessante. Pronto? È una grande, problematica. Pronto? Pronto? Avvisate che siete in linea? Abbassata. C'è l'altra pronta, prendiamo subito, sennò... Pronto? Che succede? Pronto? State avvisando che è in linea? Pronto? Però nell'incrocio poi passa nessuno. Posso parlare? Prego! Ah, sono io. Prego. Allora, io sono veramente, se mi permettete, scandalizzato. Il dottor Prestagiovanni, poverino in senso affettuosissimo, si trova a vivere un'avventura che non è sicuramente... Ma dagli spazio, oggi sei proprio... Gentile assessore del Comune di Roma... Si vede che non è un politico, perché ha detto delle cose se lei mi permette... E questo si sbaglia, perché è di antica origine politica. Assurde! La polizia municipale non può intervenire. Ma come non può intervenire? Dopo tutto quello che è stato fatto, che sono agenti di polizia giudiziaria, non possono intervenire. Sono come un agente di pubblica sicurezza o un carabiniere. E per questo ne stiamo proprio parlando. Lo so, e d'altra parte, proprio lei, carissimo avvocato, carissimo dottor Mastro Rosato, c'è la classe dei bravini che non te lo permette di fare. Va bene, grazie. Io però ho fatto riferimento alla commissione parlamentare, chi disse di no fu la DC e il PC, quindi vediamo un po'. Pronto? 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 Prego. Pronto, sono in linea? E lei? Prego. Buonasera, dottoressa. Sono una portiera in pensione. Sono una portiera in pensione. Dove io abito sono arrivate le lettere della vendita della casa. Bene. Io ho fatto la richiesta per l'acquisto perché sono interessata. Sì. Ha versato i 2.000 euro? Sì, ho versato i 2.000 euro. In che anno, signora? Ottobre 2010. Appunto. Vabbè. Poi sono venuta a conoscenza che dice che noi portieri siamo senza titolo. Va bene. Vediamo di trovare una risposta. Sì. Ecco, ritorniamo un attimo perché ha ragione... Nicola, quando dice i problemi sono due, no? La signora che ricordava Ivano e poi c'è stato le occupazioni abituali. Su quello che diceva Ivano, proprio da giurista a questo punto, non da ex presidente dell'ATER, la Costituzione dice che il nostro domicilio è inviolabile. Poi c'è una continuità del reato, no? Perché se quello continua a stare lì dentro, immagino che sia una continuità del reato. Com'è possibile che l'autorità di pubblica sicurezza non possa intervenire? Ma intanto vanno distinte le due cose. Innanzitutto la polizia interviene nella fragranza del reato e in tutti gli altri casi il capo della polizia giudiziaria è il pubblico ministero. Quindi è il pubblico ministero che deve disporre l'intervento e il sequestro dell'immobile. Io mi ricordo che andai più volte insieme alla dottoressa Graziosi, che è stata anche il direttore generale di Bruno Prestagiovanni, andammo più volte a parlare con il procuratore capo, che ai tempi era il dottor Ferrara, e trovammo
convenimmo sulla necessità che la procura intervenisse a fronte anche della denuncia fatta dall'azienda, perché spesso l'inquilino non ha la forza di fare la denuncia, non se la sente, non c'è, non è interessato, è intimidito. Quindi anche davanti ad una denuncia fatta, della querela fatta dall'azienda, la procura interveniva sequestrando l'immobile, sequestrando il corpo del reato. Chiaro, tutto questo però comporta, come diceva anche l'assessore, la nascita di un problema sociale. Se poi non c'è il coinvolgimento della struttura del comune, l'assistenza alloggiativa, e si interviene portando a compimento l'operazione, l'operazione non viene fatta. Tant'è che se non c'è un finanziamento da parte del bilancio del comune che mette a disposizione delle risorse per mettere le assistenze alloggiative, i residence, il canile, il veterinario, il deposito per i mobili e quant'altro, tutto questo non si riesce a fare. Ma questa discussione, vedendola anche un po' ormai da esterno, un po' da terzo, in quanto io veramente ho fatto il tecnico, ho fatto 5 anni il presidente delle case popolari e sono tornato a fare il mestiere che facevo prima, quindi ho dedicato da cittadino 5 anni alla mia città come mi era stato chiesto quando mi hanno chiamato. Io credo che sia strutturale il problema. Noi non ne verremo mai fuori, ha ragione Ivano, sono 41 anni che ne parla. Qual è la soluzione? Io credo che il Consiglio regionale che si andrà a votare, il nuovo Consiglio regionale, dovrebbe assumere in modo bipartisan, perché vedo che io e Bruno, che veniamo da esperienze diverse, poi convergiamo nelle soluzioni. Io andavo in audizione in Consiglio regionale, Bruno aveva posizioni diverse da quelle che assume oggi. Quindi quando poi si gestisce direttamente questa questione, c'entra poco il colore politico, ma c'entra la soluzione del problema. Io credo che il problema di queste case andrebbe fatta una legge in cui si trasforma il rapporto. Le case popolari devono essere date a riscatto e questo comporterebbe il vantaggio che chi ci sta dentro non se la vende, perché sa che ne diventa proprietario, la manutiene in modo decoroso e sa che dopo un periodo di anni diventa proprietario di quella casa. Noi, quando io ero presidente, e poi Bruno so che l'ha continuata, facemmo delle esperienze, perché l'assistenza alloggiativa non è soltanto al cittadino indigente che rientra nei limiti, ma ormai anche il ceto medio deve essere aiutato a comprare la prima casa. Noi facemmo un esperimento insieme al povero Mario Di Carlo, dove costruimmo delle case di 167, le case degli ex truffati di Casa Lazio. L'Illater si è fatta da garante, ha consentito la costruzione di questi alloggi, sono stati consegnati con Bruno e l'assessore da poco tempo e quelle case all'interno dei 20 anni del piano finanziario, se non ricordo male, consentiranno all'Ater di recuperare il finanziamento che è stato fatto e quei cittadini ne diventeranno proprietari. Scusa, ti interrompo Luca, quello è stato forse il primo esperimento, di housing sociale. Io dico, se oggi l'assistenza alloggiativa viene ripensata e si torna a delle zone dove la casa viene gestita in un modo diverso, perché il problema di queste case è che una volta che si è dentro, come diceva anche Nicola, si è un po' considerati cittadini di serie B. Se invece quelle case venissero assegnate a quelle persone che poi ne diventano proprietari e consentissero un flusso con un piano finanziario con il supporto delle banche per restituire all'azienda che ne è il garante il flusso di denaro, io credo che si farebbe un servizio. L'integrazione di queste, se tutto questo tu lo metti in un meccanismo di fasce di reddito per pagamento dell'affitto, dove non è più l'alloggio che è destinato all'ERP, ma è il ricavato dell'alloggio che è destinato alla realizzazione di alloggi ERP, noi metteremmo fine anche a tutte le separazioni false che denunciava poc'anzi Ivano. Perché quante volte la gente si separa oppure i figli escono per ridurre il reddito del nucleo familiare? Perché ognuno può pagare secondo la propria capacità contributiva e soprattutto può continuare a vivere dove ha trovato le sue radici. Ragione, ma rimane comunque sempre un segmento numeroso di persone, di famiglie che non potrebbero in ogni caso rientrare e su questo, e su no? Questo quindi diventa, su quelle poi bisognerà una finalità sociale su cui poi si va a intervenire. C'era l'assessore che voleva dare due risposte, mi pare. Prego. Dare queste risposte io sarei contento di ascoltarlo. Mi avvalgo sempre da facoltà della facoltà. No, io sempre tutto di avere Petrucci qua. No, sulla storia di chi ha versato, io ho avuto l'altro ieri Kaffer qui, amministratore unico delle risorse per Roma, il quale mi sconvolge un momentino per il semplice fatto che c'è gente che ha versato. Abbiamo i numeri, 2700
famiglie che hanno versato 2000 euro e adesso qualcuno ha detto scusa Luca, perché qua mi serve la tua assistenza. No, sì, mi serve l'avvocato proprio. Allora qualcuno ha detto aspetta, adesso andiamo a vedere però se hanno i requisiti. No, il contratto si è consolidato perché c'è stata un'offerta, c'è stata un'accettazione, è stato comunicato il prezzo di vendita. Certo, certo, sì. È bello, è questo, è stato accettato questo? Eh sì signore, allora abbiamo i documenti dove è stata fatta un'offerta, un'accettazione, un versamento di caparra, e quindi l'atto non può essere modificato, non può essere modificato. Quindi l'assessorato, e non chiamo in causa l'autorità, l'assessorato che ha bloccato l'operazione non lo può fare, non lo può fare perché sono atti esecutivi, sono accettati da tutti, quindi è una cappellata che si è presa. La signora che ha telefonato al momento che ha versato, gli è stato detto tu questa casa vale 20.000 euro, ti sta bene? Sì, allora scrivimi che va bene, dammi anche 2.000 euro, hai capito? Il contratto è valido, non può essere più modificato, non c'è delibera che possa sospendere. Passa? Prego, prego, attenzione, prego. Allora, adesso mi riguarderò questa lettera che è stata scritta quando io ancora non c'ero. So che le vendite sono partite a giugno del 2011, quindi diciamo che quella è stata un'attività preventiva. Per vedere anche forse l'adesione che c'era sulle case. Adesso mi guarderò bene queste lettere, però dico una cosa, le case popolari possono essere vendute semplicemente a chi ha determinate fasce di reddito, chi ha determinati requisiti, quindi se quella è semplicemente una conoscenza per avere la volontà dell'inquilino di poter acquistare, è un discorso, non credo che si possa andare contro la legge e vendere a chi non ha i requisiti. Quindi se risultasse, l'hanno già fatto, io l'ho trovata fatta. Dovrebbe essere una penale. Io l'ho trovata fatta, quindi chiaramente adesso si studierà meglio il problema dal punto di vista legale, ma se no si restituisce evidentemente la caparra con forse un doppio la caparra. Adesso si vede quello che c'è scritto, io adesso non posso sbilanciarmi e dire delle cose perché non so come è stata scritta questa lettera e dovrei rivederla. Però è chiaro che se nel momento in cui noi vendiamo si fa una serie di accertamenti a partire dal reddito, dalla residenza, dalla composizione del nucleo familiare e tutto, se noi scopriamo che quel signore ha già una casa o se scopriamo che quel signore che vuole acquistare ha un reddito molto alto, è chiaro che la casa va a chi ne ha diritto. Sicuramente, il problema è se quella richiesta gli è stata fatta al momento nel quale gli è detto questo è il prezzo, questa è l'offerta, vuoi comprare, non a posteriori, dopo 5 anni, per ritardi dell'amministrazione, come si può dire vado a verificare ora per allora se c'hai i requisiti? Per questo bisogna leggere bene come è stata fatta. Non abbiamo parlato anche l'altra volta con l'assessore. Sì, però non ho letto la lettera. Fatto sta che sarebbe veramente un discorso socialmente non valido se noi andiamo a vendere a qualcuno che ha 3 ville, insomma mi sembra assurdo, le case devono andare a chi ha diritto. Allora nel momento in cui, scusi, non voglio fare polemica, però dico nel momento in cui è stato fatto, ammettiamo che è stato fatto uno sbaglio, io non lo so, devo leggere le lettere, ma ammettiamo pure che sia stato fatto uno sbaglio e che prima di verificare i requisiti siano state inviate queste lettere. È giusto perseguire nello sbaglio? È giusto dare la casa a chi non ha diritto? Io le voglio dare dei numeri, assessore. Perché i discorsi che si fanno dopo la volontà che uno vuole acquistare te, assessore, mi perdoni, verifica le redditi, residenze, parliamo di una proposta di vendita fatta a 4.000 famiglie che era il 15% previsto dalla legge. Stiamo vendendo. Ecco. Di queste 4.000 famiglie, 2.700 hanno detto sì, compriamo, e hanno dato i 2.000 euro.
di queste 2700 solo 700 sono riusciti ad andare dal notaio e poter quindi rogitare. Mi sembra assurdo, altri che 2000, ci siano 2000 famiglie che non hanno anni. No, quale non è stato detto niente. Allora, io non voglio, io parlo dell'ultimo. Se parliamo del singolo è un discorso. Allora, io parlo del 2000 su 2007, capito qual è il punto? Posso? No, prego, forse, prego. Forse. Allora, le vendite sono partite ufficialmente, quindi il primo atto di compravendita è stata fatta il 30 giugno del 2011, quindi la data in cui è iniziata la vendita è questa, sì. Il 30 aprile del 30 giugno del 2011, e si sta proseguendo. Allora, il discorso perché delle persone hanno versato la caparra e ancora non hanno l'atto di vendita in mano è perché magari ci sono volture da dover perfezionare, perché magari l'appartamento doveva essere volturato, verifiche catastali, noi mandiamo i geometri per vedere se l'appartamento è, corrisponde a quello che abbiamo catastalmente, perché anche se hanno fatto una modifica di una tremezzatura del bagno, la verifica catastale va fatta. E le verifiche che dicevano fa. Come non si sta facendo? Una domanda semplice. Ma no, abbiamo, come no? Abbiamo oltre. Il presidente, lo dice il presidente di come si chiama? Posso fare una domanda? Ma no, ma non è possibile. Allora la vendita. Poi non è da queste 2000 euro. Noi siamo diritti di 2011 ci sono cominciate i rogiti. Perché sono già comunicato un prezzo. La comunicazione, abbiate pazienza. La comunicazione è partita dal 2009. Dal 2009. Dal 2009 è partita la comunicazione, non dal 2011 sono partiti i rogiti, siamo al 2013. Le comunicazioni sono state partite da ottobre 2009. Dicendo in sei mesi ti prenderemo casa. La delibera ancora scusi, la delibera è ancora precedente, l'ha fatta l'altra amministrazione. L'hanno fatta dopo. No, ma non è che dopo 5-6 anni sono partite le leggi. No, abbiamo le polemiche perché non abbiamo studiato. No, noi abbiamo la prima delibera nasce, la prima delibera nasce con la giunta Veltroni del 2007. Si insedia la giunta Alemanno e individua quali sono gli alloggi da vendere, perché sa benissimo Petrucci che c'è il 15%, non si può vendere tutto il patrimonio, e vengono individuati 4.000. Ai 4.000 nel 2009 giunta Alemanno regnante, conferma dell'assessore Antoniozzi e del sindaco Alemanno, viene mandata una lettera nella quale si dice: vuoi comprare, questo è il prezzo, e mandami 2.000 euro. Dopodiché, molto probabilmente fermo restante i requisiti di legge, ci sarà scritto in questa lettera, no, magari. No, però il problema. Io non ho letto, io. C'è sta... legale. Capito, ma è legale, a parte che questa non è la mia materia. No, e poi hanno viste le carte. Hanno viste le carte, non ho letto neanche la lettera. È chiaro che a scuola insegnano che il contratto nasce con l'accettazione del prezzo, però ha letto anche nella lettera che condizioni sono state messe, io non ho letto la lettera, quindi a me posso dare un paese, lo so pure io questo, che l'incontro della volontà costituisce il contratto, però nella... dice il libro dei libri di diritto privato, mia figlia che è un di giurisprudenza, scusate, ma ci sarà sicuramente scritto nella previo prendiamo una lettera e leggiamo. A tutto questo ci facciamo un piccolo commento. Se noi facciamo un calcolo che questi alloggi potrebbero avere un valore intorno ai 60-70 mila, 50 mila, moltiplichiamo per 2000, vedete che cifra esce fuori per dare una risposta a quelle esigenze abitative che dicevamo prima. Quindi a dare un'accelerazione a tutto questo, al di là poi c'hanno i requisiti, non ce l'ha, ma che tutto sia fermo, perché ci dice Risorse per Roma, l'assessorato ha bloccato tutto, non nella sua gestione, in quella immediatamente precedente. Ma no, lo dica, lo dica all'ingegner Kappler, che così ma la prossima volta verrò qui con lo dica all'ingegner Kappler, ce l'ha riconfermato due giorni fa. Comunque, per avere un po' di cronistoria della situazione, ma non è vero perché stiamo vendendo tanto, sono contento, le famiglie sono contente, le cose stanno avanti. Il primo atto di compravendita l'ho firmato io come direttore, ero ancora direttore, quindi l'ho firmato che io. Si è fermato, sto andando avanti. Ora, anche stavo cercando un attimo di andare avanti velocemente. Dopo
sei mesi che dovevano essere già fatti tutti i rogiti delle persone. Ma come si vanno a fare sei mesi i rogiti? L'avete scritto in una lettera. L'avete scritto in una lettera agli inquilini. Scusatemi, è un dirigente. Entro sei mesi, c'è scritto, nella lettera e c'è stata anche l'obbligatorietà di utilizzare. C'è stata anche l'obbligatorietà di utilizzare alcuni notai anziché altri. Quindi voglio dire. Dopo un anno, Risorse per Roma era in grado di fare sette numero, non so se c'è, sette, tant'è vero che poi, stiamo già parlando del 2010, Alemanno a quel punto ha inserito, guarda caso, Romeo nella vendita. No, per preparare gli altri, perché ha fatto questo, preparato come no? Ma questo molto probabilmente è stata fatta per accelerare una situazione di stallo. Certo, in una situazione di stallo, a parte che il meccanismo era automatico, adesso però la catastale moltiplicata per 100, con la sopraggiunta del Romeo si arriva a 600 rotti appartamenti dei 2007, e oltretutto è tutto bloccato, diceva Capra, che possono essere reinvestiti sia per le manutenzioni sia per l'acquisto di nuovi alloggi. Quindi noi stiamo incassando dalla vendita dell'ERP, noi abbiamo incassato ad oggi oltre 20 milioni di euro. Mi pare, quindi, comunque, di fronte al numero delle persone che sono dati che sono oggettivi, molto probabilmente non avete un numero aggiornato delle persone. No, è abbastanza aggiornato. L'altro giorno, e ci stanno, detta sempre del presidente di Roma, perché non ci invitate insieme allora con Kappler? Perché sennò magari. Perché quanto sennò meno magari ci non 40 troviamo. Milioni di anticipi fermi. Anche perché è una persona che stimo, però magari c'è da poco e magari ancora tutti i dati non li conosce. Kappler è stato molto più preciso, io non ho mandato. È stato molto più preciso, il comune non mi ha dato mandato. Ci abbiamo conto fermo. E questo, è questo il discorso. Assolutamente no, perché noi stiamo mandando anche i solleciti e risorse per Roma. È la delibera fatta non da me, ma dall'assessore precedente, praticamente ha inserito anche la società di gestione delle vendite, proprio perché le vendite non decollavano. Infatti sono decollate. Allora, abbiamo incassato oltre 20 milioni di euro che saranno sempre investite per l'ERP. Io mi sono permesso, dopo aver saputo quella notizia che ho dato, sono permesso di andare dal signor sindaco e gli ho detto: scusa, mi devi spiegare. È venuto Kappler in trasmissione e mi ha detto che può vendere 100 alloggi a settimana. Mi spieghi perché c'è l'ala Romeo che ne vende 4 a settimana, manco quelli? Facciamo una cosa diretta, saltiamo la Romeo, che peraltro da quello che sembra gli ho chiesto questo, nella conclusione del mandato. Se loro sono organizzati, però la faccio la trasmissione con Carlo. Allora, io credo che la Romeo sia stata inserita dopo che abbia chiuso un accordo con il comune di Napoli. Infatti è quello che mi preoccupa. Nel giro di sei mesi la società di gestione a Napoli ha venduto, magistrato, sindaco, speriamo che siano onesti tutti i magistrati. Allora, quindi per averlo scelto vuol dire che c'è fra l'altro scelto direttamente, io non voglio perché fare polemica. Lei poi vicino gli ha venduto la nuvoletta. Io ho fatto la causa, ho fatto che sono stato assolto, è stato condannato lui. Allora, nel tempo in cui loro hanno venduto a Napoli di ERP 3.500 alloggi, mentre noi abbiamo venduto 1.000 in un anno e mezzo. Dato allora, che è scaduto, evidentemente hanno una capacità di gestione forse superiore a quella che tiene in piedi la Romeo, assessore. Chi tiene in piedi la Romeo? È stata revocata. La Romeo è stato revocato, il comandato è scaduto. Vorrei sapere questo. Prolungata, sì. Prolungato, bravo, un altro dato. Ma lo ricorda. Bene, prendiamo due telefonate. Con l'assessore Punale. La risposta sulla prima. Non c'entra l'assessore Punale. Ma non è proprio che mai fatto. Non c'entra l'assessore. Pronto? Hai capito? Pronto? Prego. Buonasera. Buonasera a lei. Saluto tutti quanti. Prego.
Senta, io sento il vostro dibattito, però io non me la prendo con voi che cercate di poter risolvere questi problemi. E se ce l'ho con la destra o con la sinistra, ma purtroppo ce l'ho soprattutto con questa burocrazia che ci soffoca. E i problemi quindi non si possono risolvere, perché le cose sono fatte come le posso dire, come le scatole cinesi. Tu vai da A, A ti dice che non può risolverlo, ti manda da B, ti rimanda da C, C ti rimanderà. Quindi dobbiamo combattere prima questo sistema. Va bene. Bisogna cambiare il sistema Italia. Grazie. Pronto? Lo dico tutti i giorni. Pronto? Caloro sa qualcosa che è successo a Borgovio. Pronto? Guarda se tu ricorda. Facciamo parlare i cittadini, mano. Pronto? Pronto? Posso parlare? Prego, prego. Prego. Buonasera. Prego. Buonasera. Buonasera. Sally, non sarà di tanto. Perché tanto questo è un carrozzone, prima era un carrozzone, adesso è un carrozzone ancora molto più grande. Perché io sento tutte queste grandi parole, la vendita di case, ma se non riuscite a farvi pagare la pigione, io sono un abitante di Primavalle, le posso dire che se siamo nel mio lato in 100 a pagare la pigione è tanto, ma come si può parlare della vendita? E questa gente che fa la residenza, la moglie la metto là così pago 4. Se non si abbattono queste cose è inutile parlare, passeranno degli anni. Sandy diceva che quella è andata in ospedale, io qui nel mio lotto ho avuto una che è deceduta, la sorella non è potuta entrare nemmeno a prendere la sua roba perché i vigili gli hanno detto se non la denunciavano. Ma come si fa a parlare? Fatevi pagare prima la pigione che gli passiamo pure i riscaldamenti e l'acqua, ha capito? Così rientrate dei soldi. Ma la signora ha ragione, questo fa parte sempre di quel discorso della burocrazia. Cioè noi abbiamo, credetemi, e ci costano anche centinaia di procedimenti giudiziari in corso. Ma vi racconto l'ultima, quello che è successo su un patrimonio nostro, che non è un ERP. Allora, abbiamo scoperto un chiosco che c'è un'attività commerciale che non pagava l'affitto, una morosità di oltre 200-300 mila euro. E no, lo devo dire perché è una cosa che grida vendetta. Scriviamo, chiediamo di pagare gli arretrati e se no di lasciare l'immobile. E devo dire che dopo la terza, quarta lettera riceviamo un terzo, la metà della somma dovuta, con una lettera che io considero, si può dire, ricattatoria, che dice il resto ve lo do quando ci rinnovate il contratto. E dico no, prima deve pagare, poi vediamo il contratto. Abbiamo fatto decadenza e sgombero. Sono andati dal presidente del TAR, ha fatto un decreto presidenziale d'urgenza e ci ha bloccato la determina. Tra l'altro ci siamo accorti anche che si era pure venduta la gestione, quindi moroso, vendita di gestione e il TAR ci ha bloccato. Allora come si fa ad agire in queste condizioni? Come si fa ad agire in queste condizioni? Ancora due telefonate. In questo paese nel processo, nel sistema giustizia, il processo esecutivo, cioè un cittadino sta 10 anni, 15 anni ad ottenere una sentenza civile passata in giudicato, poi passa alla fase esecutiva. Il processo esecutivo è quello più debole, è quello che funziona di meno. Se uno ha un credito da riscuotere non riesce a riscuoterlo, quindi come si può pensare che un'azienda come l'ATRE o il comune riescano a incidere su questo? Il problema è trovare gli strumenti. Apposta parlavo delle vendite a riscatto. Quando tu compri a riscatto, se non paghi non te lo prendi. Quello è il meccanismo. Va cambiato e va ribaltato il sistema, secondo me. Se no non ne viene fuori. Vanno cambiate le leggi nazionali anche per fare una cosa di questo genere. Sotto dei sensali, io faccio spesso il testimone perché vado a testimone delle cause che ho denunciato per queste cose. Capito. Quindi questo l'abbiamo anche fatto. Sì, ma se vuoi ribaltare il sistema, è un problema strutturale.
tu devi fare una riforma e un testo unico che regoli l'edilizia residenziale che si tenga conto di queste cose, se no rincorriamo sempre quei cerotti. Siccome oggi questa è materia che spetta ad Albano, spetta alle regioni, è materia che spetta alle regioni, ci auguriamo che non nella prossima consigliatura forse si affronti. Prendiamo due telefonate? Guarda, due telefonate, perché oggi faccio perdere calore. No, no, ma io voglio oggi è innocente, Gallo, oggi è innocente. Pronto? Pronto? Sì, prego. Buonasera. Buonasera. Allora, dato che c'è un avvocato, vi volevo chiedere, perché dopo la notizia che se uno ti entra dentro casa non puoi fare niente, siccome tempo fa, per alcune cose che non sto qui a dire, mi hanno soffiato che mi volevano fare quello scherzetto, e non si immagini, forse io non ci avrò reazione perché sono vecchia, ma mio figlio si va a rovinare. Se si va a rovinare mio figlio, la responsabilità di chi è? Che noi siamo i rifiuti della società perché abitiamo nelle case popolari? Però questo è un messaggio che non può passare, Ivan. Non è vero che non succede niente. Se fate una denuncia, la procura prende in mano la questione. Adesso non voglio difendere la procura, sono l'ultima persona che lo può fare. Però dico, credo che se l'assessore, il presidente Presta Giovanni chiedono un incontro al procuratore capo, ha la sensibilità, per accettare queste persone cosa. Che subiscono questo danno e questo reato vengono in azienda. E quando noi diciamo, se voi denunciate immediatamente e chiedete la reintegra in possesso, no, fatelo voi. Perché? Perché hanno paura. È solo paura. O è legato a quel fenomeno che diceva Ivan. Diciamocela tutta. Due telefonate e poi vi passiamo proprio a questo argomento. Pronto? 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 Buonasera ai signori presenti. Prego. Dai, è vero, è molto facile, signori, là parlamentari, assessori, a parlare. Loro guardano il cittadino, che è balordo. Ma quante case i signori che sono lì presenti hanno concesso ai loro amici degli amici? Purtroppo. Nessuno dalle persone che sta qui c'ha la casa di proprietà oppure no, dalle è così, d'accordo. Invece lui vuol sostenere che voi ci avete tutte le ville e l'avete presa da niente. Mamma mia, non vorrei perdere tempo. Qualcuno del pubblico deve pure capire che c'è gente seria che lavora seriamente anche 12 ore al giorno. È compassione, fra l'altro, cercando di risolvere i problemi. Come dice Verucci, dalle denunce, assumendosi le responsabilità, oppure io non lo permetto fare un qualunquismo che becero. Allora, siccome Franco dice spesso stupidaggine e fa perdere tempo a chi viene appunto. Dopo, allora l'abbiamo tolto, vediamo se prende quello dopo subito. Dai. Pronto? 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 Prego. Pronto, buongiorno. Senta, dottoressa, volevo una spiegazione da lei, ma non mi sembra che queste cose che levo a rattoppare sia un po', come gli posso dire, una cosa che io seguo da tanto tempo questa trasmissione, che c'era pure lei l'altra volta, del fattore della Romeo. E le cose vanno troppo a rilento. Che cosa voglio rattoppare? Non riesco a capire cosa vuol oggi, dire. Hanno fatto 5 rogidi nella zona Centocelle. Nella zona Centocelle, ma non tutta Roma, ne hanno fatto più di 1000. Risorse per Roma, Romeo e Comune di Roma. Le tre società, cioè i tre personaggi che stanno per fare un altro fatto. Con 4 anni la Romeo, con me c'è stato uno sbaglio e volevo sapere da lei un altro fatto. Questo sbaglio che c'è stato quando mi hanno mandato la lettera, io la prima lettera che mi hanno mandato non ho aderito alla compravendita perché era stata sbagliata. Ho mandato una lettera qualora diceva che mi hanno messo conto 7 vani invece di 6 che io ero intenzionata a comprare. Poi facciamo le verifiche catastali. La seconda lettera si volevo comprare, lì ho aderito alla compravendita della casa. Ho mandato i 2000 euro. Sì.
ho fatto una lettera un'altra volta, sono andata giù alla Romeo, ho portato il bonifico. Sì. E mi hanno detto che mi avrebbero mandato a chiamare dopo 15 giorni, avrebbero mandato a fare le rimisurazioni della casa. Mm. E invece non si è visto più nessuno. Io vorrei sapere una cosa, io quando comprerò questa casa, sì, come la compro? Al prezzo di 6 anni perché ho firmato o al prezzo di 7? No, no, la compro su effettivamente su quello che è la metratura, perché vengono fatte tutte le verifiche catastali, quindi le compra effettivamente quello che ha. Non vorrei, perché sulla lettera c'è... No, stia tranquilla signora. Per questo vanno fatte le verifiche. Sì. Oggi c'è fibrillazione. Pronto? Saponari, buonasera. Io ho telefonato l'altra volta quando lei è venuta in stazione. Sì. Sempre per quelli, quei 4 fabbricati di via Circonvallazione Caserina, del sesto municipio, del comune di Roma. Sì. Abbiamo dato il 10% degli appartamenti nel 2004 con bonifico bancario a Risorse per Roma, e a tutt'oggi non sappiamo nulla. Ci sono persone che hanno comprato anche all'asta e non riescono a rogidare. E gli... Allora, laddove la sentiamo, ripete dov'è? Via Circonvallazione Caselina, sono 4 palazzi del comune di Roma. Allora, senta, laddove non vi è ancora arrivato, perché sono 7.000 le 20 che ne facciamo, ne abbiamo fatto soltanto 1.000 fino adesso, penso già una buona cifra comunque, e perché evidentemente o stanno ancora facendo le verifiche catastali o ci sono ancora le volture in corso. Lei tenga presente anche che noi per poter vendere dobbiamo fare la verifica dei redditi sull'intero nucleo familiare, e attualmente noi abbiamo solamente 3 terminali. Beh, capisce bene che per fare una verifica su tutto il nucleo richiede un po' di tempo. Dottoressa, abbiamo chiesto l'implementazione. Nel 2004 e 2005? Sì. Abbiamo avuto un susseguirsi di personaggi dirigenti della Romeo. Abbiamo 2004, messo giornate 2005. Di lavoro a disposizione di queste persone che hanno verificato tutto, di tutto e di più. E a tutt'oggi non abbiamo versato questi soldi, noi 2.000 euro. Ma, 10 ma parla del 2005, signora? Sappiamo che fino hanno fatto i nostri soldi. Del patrimonio disponibile. Non è ma stiamo parlando allora sì. perché tra l'altro lì c'è un altro problema. Scusatemi, c'è su Circonvallazione Caselina, c'è addirittura un'azione legale di retrocessione del vecchio proprietario, quindi c'è anche una situazione di natura là su quello. Bene, quindi se la vendita del patrimonio disponibile, devo dire, per un periodo è stata sospesa dai miei predecessori, perché effettivamente il valore siamo stati anche sotto inchiesta, perché alcune vendite sono state fatte negli anni passati a prezzi eccessivamente bassi, e la Corte dei Conti perché ne ha chiesto il spiegazioni. Il riferimento che era stato preso era l'ERP, per non cui, era quella del patrimonio. Per cui praticamente, quello era un siccome che era stato acquisito, il disponibile va una parte del patrimonio disponibile, anziché essere valutato sul piano del mercato. Problema anche sulle case di Aprilia. Ecco, volevo rispondere. Prego. Perché all'inizio c'è stata una telefonata sulle case fuori comune. Certo. Devo dire che questa è una cosa che io non riesco a capire, come nelle amministrazioni precedenti si è potuto pensare di comprare l'ERP fuori dal comune di Roma. Per il semplice motivo. Sì. Che i bandi fatti su Roma, l'offerta dei costruttori è stata zero. Beh. E quando siamo andati anche a comprare singoli appartamenti, ci hanno offerto 6 appartamenti. Allora, o la gente... Siamo stati più bravi noi, perché siamo c'è una crisi edilizia che fa spavento, oggi quante ne vuole. Tra l'altro si è comprato. Questo è un argomento che il Consiglio Comunale ci siamo sempre. Io non voglio fare polemica. Apposta, vabbè a vedere. Ivano, lo sai benissimo che hai fatto anche tu uno spot pubblicitario. Prendo di petto a te. Perché conosco
paternità e maternità di chi ha fatto quelle operazioni. Hai capito, Nicola? Quindi ti conviene state zitto, Ivano, e non rispondere parte dall'acquisto fuori Roma e fuori Provincia. No, ma allora, fra l'altro i deportati gridano vendetta. I deportati. Che c'era l'accettazione. I deportati. Quando usai questo termine al Consiglio Comunale, un altro po' venivo crocifisso. No, ma l'altro giorno c'era caso. Lo dico io. Vorrei finire questo. Vediamo un attimo con ordine, perché se non c'è. Vorrei finire quello che sta dicendo. Quindi lasciamo la parte polemica, perché io all'inizio ho pensato forse hanno comprato per risparmiare, ma no, i prezzi chiudiamo questo argomento, perché quando si è comprato a 5.000 metro quadrato fuori di Roma, chiudiamo questo argomento, andiamo mi perdoni assessore, sul caso di Aprilia l'ho detto anche l'altra volta, c'è un fatto specifico lì: il comune di Roma, anche lì in maniera non si sa come, ha comprato delle case di cooperativa che non poteva comprare per poi assegnarle nell'edilizia pubblica. E a questo punto non si capisce di chi è la proprietà, perché il giudice sembrerebbe che le abbia addirittura riconsegnate nella proprietà del comune di Aprilia. C'è una disputa in corso che, se per lei con molta buona volontà ci mette mano, non sarebbe male. Invece, volevo dire, questo signore si lamentava dei problemi delle mutazioni e del fatto che erano occupati questi alloggi. Allora io volevo spiegare a chi ci ascolta che quanto noi dobbiamo intervenire fuori dalla nostra città, non possiamo utilizzare neanche i nostri vigili urbani. Allora siamo in una situazione assurda da cui non riusciamo veramente a venire fuori, nonostante la nostra buona volontà di risolvere i problemi. Perché? Dobbiamo rivolgerci all'altro sindaco, dobbiamo rivolgerci agli altri vigili urbani l'IMU lo paghiamo purtroppo. Tutto quello che fuori Roma, queste case ci pesano anche dal punto di vista delle tassazioni. Noi paghiamo l'IMU. Che l'intenzione sia quella di questo mondo politico. Allora, le case popolari pagano case che hanno molti occupanti abusivi, dove noi non possiamo andare neanche con le nostre forze. Allora io vorrei chiedere invece a Bruno Prestagiovanni, anche per dare un segno in positivo, proprio in relazione a una telefonata che c'è stata, no? Quello non paga l'acqua, non paga la luce, non paga l'affitto, eccetera eccetera, e l'istituto mi pare ha fatto, a me piace ancora chiamarlo così, no? perché sei datato, sono datato, sì, ormai. Avete preso questa iniziativa con la Guardia di Finanza. Abbiamo preso questa iniziativa, Fabrizio, non soltanto con la Guardia di Finanza, con l'Agenzia delle Entrate e di conseguenza con la Guardia di Finanza e la collaborazione della Procura Generale della Repubblica di Roma. Il dottor Pignatone, che ci ha messo in contatto con un suo sostituto, il quale stiamo girando tutte le denunce. La Guardia di Finanza ha già fatto le prime istruttorie sui primi 40 casi che erano quelli che dichiaravano a noi un reddito diverso rispetto a quello dichiarato al fisco. Siamo partiti dalla fascia che andava dai 40 ai 100.000 euro, erano, vado a memoria, non mi ricordo se 24 piuttosto che 25 casi, e su questi abbiamo tirato fuori cose interessanti che voi avete riportato anche dalla vostra rivista. Ci sono persone che sono proprietari di barche, proprietari di ville, persone che giocano in borsa. L'Ater ha svolto una funzione sociale, ha generato ricchezza, Luca. Ma anche il Comune adesso sta facendo. Abbiamo trasmesso adesso, abbiamo dato alla Guardia di Finanza un altro pacchetto di circa 700 fascicoli, che sono persone che dichiarano differenze di reddito dai 15 ai 40 mila euro. Questo perché? Per dire ai nostri inquilini: dichiarate quantomeno la verità nei censimenti, perché tanto ormai grazie all'informatica si riesce a scoprire tutto, non serve più nemmeno andare a fare rilievi sul posto. Per mettere fine giustamente alle lamentele che ci arrivano, perché quante volte ci siamo sentiti dire in trasmissione piuttosto che per strada: ah, tanto nessuno controlla niente, nessuno paga l'affitto, nessuno paga le utenze, poi c'hanno il SUV da 100.000 euro parcheggiato sotto casa.
per dire, andiamo a verificare quello che c'è nei nostri alloggi. Quello che ci manca è lo strumento per poter intervenire. In una recente trasmissione avete visto un servizio oscurato, dove le immagini erano oscurate, non si riusciva a vedere le immagini, dove addirittura in un caso nemmeno la Guardia di Finanza non è riuscita a entrare in un alloggio per verificare alcune cose, quando in realtà i nostri funzionari c'erano entrati. Perché lo strumento normativo, quando viene almeno il titolo emesso dal giudice, ti impedisce di accedere. Ecco, allora torniamo al discorso iniziale, le modifiche normative che dotino l'ente anche di una natura giuridica completamente diversa, sia per intervenire che per dare risposte in questi casi, ma soprattutto anche per dare risposte ai cittadini. Perché la natura giuridica dell'ente, signori, serve anche per poter far sì che tutte le risorse economiche che vengono, che escono dalla gestione possano essere utilizzate per le manutenzioni piuttosto per nuove costruzioni, anziché per pagare le imposte. Certo. Perché la natura giuridica dell'ente, in ente pubblico economico, ci sta oggi strangolando. Si dice la mission oggi. Vediamo le ultime tre, che abbiamo 15 minuti e vorremmo far parlare tutte e quattro gli ospiti. Pronto? Pronto? Velocissimi, prego. Pronto? Prego, prego. Buongiorno. Buongiorno. E buon capodanno a tutto, buon anno. Grazie, grazie. Sente, è il dottore Presto Giovanni. Beh. Io 15 o 10 giorni fa ho parlato con lei, che ho all'acqua nella camera da letto. Ecco. Mi ha detto che provvedeva, ma io ho detto no, vedo che sono. Allora, se lascia al centralino il tutto, a trasmissione finita, se no c'è blocco al centralino. Abbassato, certo. Andiamo all'altra telefonata, pronto? 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 Prego. Ah, tocca a me? Sì, è lei. È pronto, buongiorno. Senta, io volevo chiedere un'informazione. Siccome c'è mio figlio che lavora all'AMA, quindi al comune, e ho sentito che hanno comperato le case, che io guardo sempre il signor Selli, questa trasmissione qua, all'asta. Però, ma c'è possibilità che mio figlio potrebbe prendere una casa anche a pagamento, insomma, a comprarla? All'asta di quale patrimonio parla? Del patrimonio del comune? Sì. E quello è il patrimonio disponibile. Disponibile, sono aste pubbliche, tutti possono partecipare all'asta. Poi le aste verranno pubblicizzate. Però, come gli ho detto a mio figlio di fare la domanda al comune. Ma non c'è domanda, signora, guardi, deve andare sul sito del comune, penso che pubblicherete sì questo tipo di aste, e se c'è una cosa che gli interessa partecipa all'asta. Ma sul sito del comune come allora, per quello intendo, allora. Guardi, mio figlio, sì, ma io ho 70 anni, quindi... Allora, allora, ci sono due possibilità per le case. Una è la pubblicazione della nuova graduatoria per le case popolari. Allora, voi se andate sul sito del comune, sul Dipartimento Politiche Abitative, troverete i moduli per partecipare al nuovo bando per le case popolari. È un bando aperto. È stato profondamente cambiato nei criteri. È stato dato spazio alle nuove emergenze sociali, agli handicap. Le case non ci sono, ma ci saranno, nel senso che noi abbiamo, non facciamo polemiche. Allora, noi assegniamo circa, diciamo, 1000 case l'anno soltanto dalla risulta e dal cambio di alloggi. Poi abbiamo avuto 1500 anni. Aspetta, non mi fate parlare, ragazzi. Posso parlare? Sì, Poi assegniamo anche qualcosa. Allora, purtroppo il tempo che sta passando per l'acquisizione di questi nuovi alloggi dipende dalla mancata programmazione di prima. Voi sapete, io sono un tecnico, quindi non è che mi schiero politicamente. Allora, il discorso è questo: il piano regolatore approvato dalla giunta precedente non prevedeva le costruzioni di case popolari. Allora, il piano casa, che è stato approvato finalmente dalla giunta, se non altro ha fatto una programmazione. È chiaro che con gli ambiti di riserva e roba varia noi abbiamo
in corso 25.000 alloggi di prossima costruzione, chiaramente se ci sono le varianti, perché non erano previste le case popolari, ci vuole il tempo, perché la burocrazia è quella che è. E di cui 6.000 alloggi di ERP. Come non è così? Visto che lei ha fatto riferimento al piano casa, il piano casa prevede proprio una corsia preferenziale per l'ATER attraverso un semplice tavolo di concertazione, però non è stato mai attuato. Questo dice la legge regionale, non lo dico io. Sono cose inesatte che presta Giovanni le può contestare. Scusate, io sto parlando. Io sto parlando di un altro piano casa. Non sto parlando della legge del piano casa fatta dalla regione. Sto parlando della delibera del piano casa del 2010 della giunta Alemanno, cioè della programmazione. E quindi ha individuato le aree dove ricostruire? In quel piano ci stanno le aree. Guardi, ce l'ho pure qua, gliela faccio pure che vedere. Che sono le 23 aree che facevano parte del vecchio del piano regolatore. Allora, la delibera è la numero 23 del 2010, una delibera di consiglio comunale, io vi invito a leggerla, dove c'è praticamente una programmazione per 20 indirizzi per il piano casa del Comune di Roma, prima volta in 20 anni che è stato fatto, se non altro c'è stato un segno di buona volontà nel prendere in considerazione il problema casa. Con tutto anche dove verranno fatte e come verranno fatte. Ci sono quelle qua, il numero di quelle che verranno comprate direttamente, il numero di quelle che vengono fatte negli ambiti di riserva e roba varia. Appunto, quindi vi invito, quelle che vengono comprate direttamente nell'ambito di riserva significa andare a recuperare nei vecchi, nel piano regolatore precedente, nelle famose direzionalità, le aree in compensazione con i privati, che è una cosa diversa. Comunque, prendiamo l'ultima telefonata. E cosa servono per costruire? Housing sociale. Però, l'abbiamo visto l'housing sociale. Le parole hanno un significato. Ma non è che voglio attaccare a me perché non avete fatto niente prima. Dottoressa, non è una cosa. Il piano regolatore è una cosa. Il piano regolatore non prevede. Andava inserito successivamente. Bruno, scusami, ma che c'entrano l'housing sociale e le cooperative con l'edilizia delle case popolari? Dovresti costruire tu, no? Allora, no, le case popolari le costruisce anche il comune. Sì, ho detto. Che cosa c'è? Sono due cose. La verità è che purtroppo l'istituto non è stato in grado di farle, è il comune uguale per quanto riguarda l'edilizia. Ma io ricordo, prima in che anno, assessore, nel 2009, forse Bruno lo ricorda meglio di me, l'ATER inviò al comune la richiesta di completare 9 piani di zona per oltre 100 alloggi. Cosa è successo? Non so niente. Ma è rimasta, è stata autorizzata da Bruno questa roba? Stiamo completando i lavori avviati all'epoca. Quindi i nuovi piani di zona che avevamo chiesto sono stati tutti rilevanti. Adesso è stato sbloccato un completamento di Cesano e il verde, vado a memoria. Quello abbiamo fatto. Poi, noi ci dice che succede di Casal Giudeo? Casal Giudeo stiamo aspettando. Casal Giudeo. Casal Giudeo, vabbè. Perché se no dice la Selli, insomma. È stata approvata la delibera di giunta. La delibera di giunta dovrà fare il suo passaggio al Consiglio Comunale, essere ratificata al Consiglio e poi inviata in Regione perché comporta una varianza al piano regolatore. Poi magari dopo la telefonata ci dici pure sulla disponibilità finanziaria che ti ha dato la Regione perché non l'hai utilizzata. La disponibilità è tanta. È la finanza che manca. Pronto? Non lo ricordate perché ne eravate là. Quando stavo allo stadio, no? Buttavo i pacchetti di sigarette alla gente, no? Poi si girava e diceva: ma i soldi? È così che ti faccio oggi io. Ma i soldi? Che tutto quello che hai detto, no? C'è un mio amico Toscano, dice, senza Lilla rinunziare. Io ti voglio tanto bene. Adesso mi dice, dove stanno le 100 case? Risulta 1.000, quanto mille, sono? Perché Milano, l'ultima telefonata e poi una battuta per voglio lui. Voglio sapere quello. Pronto? Quello mi interessa sapere. Prego.
Buonasera. Buonasera a lei. A sentir dire dalla dottoressa Fonari, no? Sì. Ti hanno consegnato 1000 case in anno. No, sono le case di risulta. Le case che mi pare, dottoressa, sì. Mi scusi, Prego. Io sono dal 2007 in Trattatore a 10 punti, 808. Dal 2007. Se lei ha consegnato 1000 case di risulta ai 10 punti, spero io, a quest'ora si doveva essere finito, di quasi rimanevano pochissime, invece la se lascia poi il suo nome controlliamo la sua posizione. Non mi risulta che avete consegnato nessuna casa, e quello è il bello. Solo a prendere in giro la gente. Beh, questo non lo dica perché mi sembra un'offesa che non meritiamo. Allora, siccome ci abbiamo 5 minuti, se siete brevi, un minuto per uno. E io vorrei partire proprio da Petrucci. Vorrei partire da Petrucci, no? Io vorrei via, io ce l'ho. Partendo da Petrucci, partiamo. La prossima volta vengo con i miei. È proprio inquieto oggi, una cosa incredibile. Oggi è solitalizzato. Carico. Parliamo di 7 anni fa. Io ho 500 case a settimana. No. Allora, io ho fatto i calcoli. Io ho fatto 800 case all'anno. Nicola, oggi sono 200 case all'anno. Petrucci si insediò 7 anni fa circa. Ecco. Vorrei capire che perché poi passiamo la palla subito a Bruno. Che difficoltà hai trovato proprio dal punto di vista della realizzazione di nuovi alloggi? Ma intanto mi sembra che passano gli anni e i problemi sono sempre quelli, la discussione è sempre la stessa. Io credo che la questione vera sia quella di un riordino, di un testo unico che rimette insieme e rilanci una politica sull'assistenza alloggiativa che non è soltanto ERP, ma è anche tutta la politica delle 167 che aiuta il ceto medio a entrare in possesso della prima casa. Il problema fondamentale è una sottovalutazione del patrimonio dell'azienda, dell'ATER. L'ATER viene sempre considerata, in tutte le operazioni che vengono messe in campo, viene sempre considerata un passo indietro. Io ricordo che ad esempio feci io il ricorso al TAR per Casal Giudeo perché io ritenevo che quella operazione fatta ai danni dell'ATER fosse un'operazione sbagliata. Oggi mi fa piacere, anche se anni passano, che comunque stia andando in quella direzione. Però io credo che se non si vada, non è un problema di buona o cattiva volontà, è un problema di norme. Le norme vanno profondamente modificate. Questa è un'azienda che dallo IACP ha soltanto ereditato i guai, cioè non è riuscita a dare quel salto di qualità che si pensava quando venne introdotta l'azienda. La legge di trasformazione di questa azienda con carattere privatistico, che poi quella era la scommessa, trasformare il vecchio ente pubblico in un ente pubblico economico che ha le stesse regole di una società privata. Credo che questo salto non sia stato fatto, la frammentazione non ha aiutato, io auspico che il nuovo Consiglio regionale prenda in mano la questione dell'edilizia popolare, residenziale, a tutti i livelli e faccia una nuova normativa. Allora, una battuta, Nicola? Oh, io voglio ritornare all'argomento del giorno, l'occupazione. In un minuto, però. Sì, un minuto. Perché io mi dovete chiedere una cosa, noi abbiamo detto ci sono le difficoltà, le impossibilità, via sedo. Giuro, ne ho incontrate tantissime. Dire che non ho incontrato difficoltà a recuperare questa situazione direi una bugia. Però alla fine ci eravamo riusciti. Quando noi alla fine del 2006, e se ricorderà Petrucci, abbiamo si è fatta la sanatoria del passato, abbiamo messo su una squadra per sgomberare gli alloggi. Una squadra che avevamo preso 15 persone dalla multiservizi perché era difficile trovare anche i dipendenti comunali che lo facessero. Noi tra tutto il 2007 e una parte del 2008 sono recuperati 300 alloggi. I prezzi del mercato illegale erano scesi. Perché mi dovete dare una risposta? Il 30 agosto 2008 sono stati licenziati quelle persone. Allora, la risposta alla dottoressa... Perché non era più possibile pagare 90 euro a sgombero a persona. I pagamenti che ti facevano per gli sgomberi non si possono più fare. Bene, grazie. La battuta finale. La battuta finale credo che Petrucci abbia centrato un po' l'argomento. Bisogna rivedere un po' la parte normativa e la natura dell'ente. Io direi, Luca, bisogna cominciare a ragionare
se ha ancora senso parlare di enti pubblici economici oppure dovremmo cominciare a parlare di agenzia regionale per l'edilizia residenziale. Magari unica? Magari unica, che svolga anche un'azione di calmiere sul territorio nei confronti con i grossi gruppi pubblici e privati che affittano gli alloggi. Forse questo ci aiuterebbe a risolvere il problema dell'emergenza casa. Nonostante il calore della trasmissione, grazie a tutti gli ospiti, alla dottoressa Furari, al presidente Prestagiovanni, a Nicola Galloro, all'avvocato Petrucci come consulente oggi. Come avvocato di parte. Arrivederci a lunedì. Non si arrendono mai.